ben ritrovati, eventi al territorio, quest'oggi torna per roba 47esima mostra del Marrone di Monfedera, edizione light, e siamo in compagnia del nostro carissimo poliedrico, camaleontico amico Manuel Berzolin, che è anche presidente del Proloco. Manuel, ben ritrovato, si riparte. Grazie Luigi, intanto grazie Luigi, grazie a tutti quanti voi. Si riparte finalmente dopo ben 2 anni di pausa. Abbiamo cercato di riproporre un prodotto che fosse comunque rispettoso delle normative e quindi abbiamo realizzato una festa light, leggera, alleggerita rispetto al capannone che c'era una volta, però il prodotto, Luigi, tu lo puoi confermare, il prodotto è veramente valido. Quindi da bella roba, e rispettiamo le prescrizioni. Ora non ce l'ho, ma mettiamo la mascherina. Siamo a distanza debita, quindi si può il Green Pass è obbligatorio. E noi ci credevamo, è stato difficile, fino a qualche mese fa sembrava una cosa impossibile da realizzare perché le prescrizioni sono veramente tante e a carico di noi volontari. Ma il risultato è questo, una bella festa all'aperto con tanta gente felice e finalmente gente felice di riassaporare i marroni rossi del Monfenera. E a proposito dei marroni rossi, voi ci avete creduto, la gente ha risposto, dietro di noi c'è poca gente, ma perché? Perché sono tutti allo stand, perché hanno appena sfornato il nuovo giro di castagne. Esattamente, sono così felice, c'è la fila allo stand dei marroni rossi, la gente che si ringrazia, finalmente possiamo tornare a Pederobba. E chi vi devo dire, oggi 24, la giornata sta andando verso la fine, ma vi aspetto domenica prossima 31, noi siamo qui volenterosi, noi intendo noi volontari, venite qui a ringraziare noi e tutti quanti i volontari della Proloco, perché senza il loro fondamentale apporto una festa come questa sarebbe stata come scalare una montagna invalicabile. Perciò venite, dateci una mano, dateci il vostro supporto, il vostro sorriso, abbiamo bisogno della vostra carica. E noi diventi del territorio, ti ringraziamo a mano e per l'invito che anche quest'anno hai voluto darci, e in bocca al lupo per oggi e per domenica prossima. Assolutamente, grazie Luigi, vi aspetto domenica 31 e l'anno prossimo sotto la mega tensostruttura. Grazie. Grazie a te.